De Sensi che l'ho ammirato da ragazzino, veramente nella prima gara. Poi c'è Antonio Greco, il figlio di Arturo, che si è visto già dalla prima gara che è veramente al piede e comincia a prendersi di gusto la macchina. Se non ho preso Berilli dovrei averla di meglio la Mancia, a 3.06 e 76, lui a 3.06 e 91, Salvatore è salito perché il signor Salvatore lo so, lui il circuito di cognizione è forte e poi si incazza peggio di me e sbaglia, ma sono tutti piloti forti, veramente, veramente. Complimenti a tutti e tre, dai! Salvatore, è vero quello che dice zio Totò? È vero, ho alzato un po' rispetto alle ricognizioni. E devi stare più rilassato. Più rilassato magari, sì, devi dare più movimento. Esatto. Allora che dice? Ci siamo divertiti, dai, bene, sì. Grazie ragazzi, in bocca al lupo, grazie. E buona vita. Grazie a voi. Ciao. Allora, gruppo RS. RS. Gruppo RS, classe 1150, terzo agli scacchi, numero 55, Salvatore De Sensi. Secondo. No. Secondo di classe, il numero 54, Antonio Greco. Signore, un po' più di calore però, mamma mia. Vince il numero 56, Antonino Totò Lipari. Dove è andato a tiro? Un anziano che si mette negli specchietti, i due giovani, tale l'emozione che hanno sbagliato anche il lato. Ci pensa il veterano Mimmo Marchio a ristabilire l'ordine. Applauso. Signori, l'Ips può aspettare per Totò Lipari, c'è ancora velocità.